L'approccio deve essere tecnologico, nel senso noi dobbiamo superare in questo ambito la sfida ideologica plastica sì, plastica no. Ci sono molti esempi che un'eventuale chiamata della cosiddetta plastic free poi spinge prodotti che sono molto meno sostenibili di quelli che si vorrebbero eliminare. Per cui la base, la chiamata alle armi di queste giornate di ricerca, che sono la continuazione ideale di quelle fatte un anno fa a Palermo, è un approccio tecnologico per superare i problemi che consentono allo sviluppo economico delle nostre aziende di convivere con gli obiettivi ambientali.